Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È il 21 febbraio e noi siamo qui a parlare di un nuovo acquisto del Napoli immediato. Cioè, raga, il calciomercato non finisce mai. I tifosi del Napoli staranno ridendo perché il loro presidente o direttore sportivo praticamente non fa calciomercato quando c'è il calciomercato, ma fa calciomercato quando il calciomercato non c'è. A parte questo, Milic è un nuovo giocatore del Napoli. Milic, insomma, è quel giocatore che ha giocato per una stagione circa, proprio circa, alla Fiorentina. Perché l'hanno preso? Perché l'hanno preso? Adesso era svincolato, parametro zero, gli svincolati puoi prenderli praticamente sempre. E diciamo che essendo uno svincolato servirà un po' come tappabuchi, perché Ghoulam si è rirotto. Quindi sulla fascia sinistra c'era solamente Mario Rui. Serviva assolutamente un giocatore che avrebbe potuto occupare senza troppi problemi il posto in panchina di Mario Rui. È stato preso Milic. Arriva a parametro zero, quindi in ogni caso si può veramente parlare poco, perché comunque ragazzi alla fine, anche se dovesse far malissimo, chi se ne frega. Vi faccio ovviamente, vi metto l'articolo di OneFootball qua, giustamente, dal quale ho recepito la notizia, perché non è che posso, come leggo le notizie e mi faccio i cavoli miei, no? Articolo di OneFootball qua, che vi dicevo ragazzi. Allora, arrivato a parametro zero, è un classe 89, quindi ha tra i 28 e i 29 anni, non è giovane, e questo potrebbe essere un punto un po' a sfavore, perché tu, che ne so, prendi un giovane svincolato, dici ci provo, come ha fatto la Juventus con Pogba, per dire, poi la Juventus gli è uscito pure troppo bene, però dici ci provo, sia mai che comunque questo non dico che diventa Pogba, però fra un anno mi diventa un'ottima valida alternativa a Milic. È un giocatore che ha 29 anni, 28-29 anni, e a 29 anni non è riuscito ancora a diciamo esplodere, o comunque a far girare intorno al suo nome un certo interesse, e questo potrebbe essere un problema. La cosa positiva è che conosce la Serie A, più o meno conosce discretamente la Serie A, ci ha giocato un anno, anche se in realtà ha giocato appena 6 mesi alla Fiorentina. Ragazzi, Sousa lo volle tempo fa, lo voleva tantissimo. Per me quella lì fu, secondo me, la mossa più stupida e sbagliata fatta dalla Fiorentina negli ultimi 10 anni. Perché? Perché la Fiorentina a sinistra c'aveva Marcos Alonso e Pasqual. Marcos Alonso era fantastico, Pasqual era un ottimo panchinaro, capitano, ci teneva tantissimo a Firenze e alla Fiorentina, e anche la squadra credeva in Pasqual, tanto che poi a fine anno, quando è andato via, gli hanno fatto proprio, lo hanno lanciato in aria. Che cosa hanno fatto? Hanno ceduto Marcos Alonso, e ci sta, cifre gigantesche. Marcos Alonso, che aveva tutte altre ambizioni, lo vediamo che oggi è uno dei migliori terzini al mondo, ci sta assolutamente. Pasqual non gli viene rinnovato il contratto. Parametro zero, via. Hanno perso Pasquale a zero, che era un discretissimo giocatore, buono ragazzi. Cioè, ora non è che parliamo di un Marcelo, ma non parliamo nemmeno della metà di Marcos Alonso, però parliamo di un giocatore normale, che comunque era carismatico, aveva la fiducia da parte della squadra. È stato dato via a parametro zero, tanto che poi lui si è accasato all'Empoli perché non voleva andare via da Firenze, e quindi Empoli e Firenze, se non erro, distano intorno ai 30-35 minuti di macchina. E che cosa è successo? Che hanno preso al suo posto, per sostituire Marcos Alonso, ma anche per sostituire Pasqual. Quindi, cioè, tu dici, cazzo, hanno preso Milic pagandolo 1 milione di euro, 28 anni, che non aveva dimostrato nulla. Allora, quando la Fiorentina fece sta cosa, fece una cazzata, perché tu dici, un conto mi tengo Pasqual e Milic. Milic ce provo, se comunque Milic non mi piace ci metto Pasqual. Vendete tutte e due, fra cui, vabbè, Marcos Alonso è giustificato. Raga, Pasqual no. Vabbè, prese Milic, però fece un macello, fece un pastrocchio, si dice, proprio pastrocchio. Fece 6 mesi, molto molto male. Poi praticamente fu relegato alla panchina finché a fine anno non andò via. La parabola di Milic è molto strana, perché? Perché dalla Fiorentina, che poi doveva essere titolare, è stato relegato in panchina, comprato a 1 milione, e la Fiorentina è riuscita a farci la plusvalenza incassando 1,5 milioni dall'Olympiacos a fine anno, nonostante venisse da 6 mesi di panchina. L'Olympiacos lo ha preso, gli ha fatto fare 4 partite, poi lo ha messo in panchina, lo ha tenuto in panchina 6 mesi, nonostante l'avesse pagato 1,5 milioni, e l'ha svincolato. Ha rescisso il contratto. Io, raga, tutta sta storia non l'ho capita, cioè, che senso aveva? Tu l'hai pagato ormai, nemmeno a dire che Milic becca 5-6 milioni di euro l'anno e c'ha 42 anni, no. L'hai pagato 1,5 milioni, ma tientelo, hai fatto la cazzata ormai. Non ho capito a che è servito. È buono per la duttilità, perché può giocare terzino sinistro, come può giocare centrocampista, esterno di centrocampo, diciamo, laterale di centrocampo. Se si dovesse parlare di un giocatore propenso all'attacco, direi sì.
Sì, propenso all'attacco perché tra la fase difensiva e la fase offensiva fa meglio la fase offensiva. Però è un giocatore discreto. Io con la quando giocavo alla Fiorentina prendevo molto molto per il culo il giocatore per i cross che faceva, cioè tutti in curva. Ora ci sta che a Napoli si rimetta in corsa. Alla fine serve solamente come tappabuchi, ragazzi. Quindi penso sia il meglio che si potesse trovare adesso a parametro zero. E quindi c'è veramente poco da dire. Io mi auguro per gli amici napoletani, i tifosi napoletani, che si rimetta in corsa, però la vedo dura. Se il video vi è piaciuto, come sempre, ragazzi, io vi invito a lasciare un mi piace, in caso contrario potete lasciare un dislike. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Buon ce l'ha, l'allene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Che ne pensate voi di Milic? Qua sotto, regà, qua sotto.